Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di prodotti finiti, finalmente riesco a mostrarvi qualche prodotto, sicuramente non tutti quelli finiti che ho perché ne ho veramente una marea, sono rimasta purtroppo un po' indietro con, come si dice, con appunto i video dei prodotti finiti, per cui qua ne ho veramente tanti. E sono degli ultimi mesi, quindi non di quest'ultimo mese e basta, ma sono i prodotti finiti di parecchi mesi, minimo 3 mesi, e poi quando ho tempo io man mano cerco di farveli vedere, di mostrarveli, e poi tengo da parte quelli più interessanti di cui ho da dirvi magari qualcosina di più per farvi la recensione. Adesso un attimino di tempo, che Nicola non è ancora a casa. Sono un po' sconvolta, ho già girato un video che riguarda la colorazione per capelli che ho testato ultimamente e questo, vi spiegavo in quel video, è il risultato scabroso, però vabbè, se volete saperne di più vi rimando insomma a quel video. E comunque, partiamo subito e vi mostro un po' di questi bei prodottini finiti. Questo non so cosa c'entri, non è make-up, cioè non è make-up, non è né make-up né skincare, ma è tè, è da bere. Ed è però mi è piaciuto, quindi ve ne volevo parlare. Ed è il Fiuzzi, non so se avete mai visto la pubblicità, lo vedevo in TV, mi ispirava e un giorno ero in pausa appunto al lavoro, avevo sete, l'ho visto in offerta, per cui ho provato una bottiglia di quella grande di Fiuzzi. Quella mix con la rosa, pesca e rosa. Questo è tè verde e mango con una nota di camomilla, quindi questa tipologia qui. E nel frigorifero che mi porterò invece domani al lavoro, ho l'altra variante che è quella, non mi ricordo, sono tre varianti comunque. E devo dire che mi piacciono molto perché mi piace che abbiano qualcosa di particolare, che sono tè semplici perché comunque un tè verde aromatizzato al mango, quindi un po' più estivo e tropicale, ma con questa nota di camomilla che secondo me lo rende un po' più particolare, come quello alla pesca è reso un po' più particolare dalla rosa, che si sente leggermente, quindi non è stucchevole, non dà fastidio. Buono, quindi un tè alla pesca, però appunto aromatizzato con qualcosa di un po' più particolare. Quindi quando li trovo in offerta mi piace provarli e adesso insomma domani proverò anche il terzo e vediamo. Questo mi è piaciuto molto. Questo devo dire che per il momento tra i due che ho provato è quello che ho preferito e l'ho trovato in offerta, dato 50 centesimi, 59 centesimi, una roba del genere. Quindi ci sta. Mi sto cercando di impegnare nel bere più possibile. Siccome io bevo veramente poco, mi porto la bottiglietta così al lavoro, che tra l'altro è piccolissima perché questo non sono neanche. Quanto sono questi? Dove sta scritto? Sono 400 ml, quindi ne ha manco mezzo litro. E devo cercare di berla tutta nelle ore che sono al lavoro e vi giuro che è difficilissimo per me. Cioè, io questa non riesco a finirla in una giornata. Quindi sto cercando di impegnarmi per bere di più perché sennò qua la cellulite avanza. Poi ho finito finalmente questa schiuma, spuma, schiuma, non so come schiuma, detergente viso al neem purificante di Himalaya, quindi questa qua. Questa è la prima mousse in assoluto che io mi avvicino un po'. Ho provato, l'avevo comprata da Acquesapone a un prezzo ridicolo, costava veramente molto poco, senza parabeni, senza SLES, eccetera, eccetera. Non è un prodotto biologico, però non ha un brutto inci e contiene curcuma, neem, 100% principi attivi naturali, però ecco, non ha una certificazione. E devo dire che non mi sono trovata per niente male. Un profumo fresco, una mousse morbida, non troppo densa, devo dire, però non si sfaldava neanche subito. Io l'ho utilizzata sia così da sola,
con un guanto struccante, che con il Foreo, perché avevo altri detergenti, latti detergenti aperti in contemporanea con questa, che non mi facevano schiuma, quindi non andava bene col Foreo. E allora utilizzavo questo che già era schiuma e devo dire che mi sono trovata bene. Ci ho messo tanto a finirla perché comunque durano parecchio queste mousse, questa da 150 ml. Mi è durata praticamente quasi un anno. Calcolate che per un certo periodo di tempo l'ho abbandonata, perché appunto in periodo freddo freddo dell'inverno ho usato un latte detergente principalmente, e volevo testare altri prodotti, quindi mi aveva un po' stancato e quindi avevo aperto anche altre cose e quindi li alternavo. Considerate che principalmente io i detergenti proprio schiumogeni a risciacquo li uso una volta al giorno, cioè la sera quando mi strucco e mi faccio tutta la bella pulizia precisa. Il mattino non la utilizzo sempre perché non sempre vado a detergermi il viso di nuovo con un detergente e con acqua, ma molto spesso, molto più spesso, soprattutto quando magari apro, quindi non ho, tra virgolette, neanche tanto tempo di star lì a dedicare la skincare, vado semplicemente a rimuovere le impurità, i residui, diciamo, notturni con un tonico o un'acqua micellare. E quindi non sempre utilizzo il detergente e quindi ovviamente non è un prodotto che consumo super velocemente. Però devo dire che mi è piaciuto. Il prezzo è in linea con altre mousse che ho acquistato, per esempio DM, insomma, per farvi un paragone. Adesso tra l'altro ho aperto infatti quella di Alverde, al lime e mela, buonissima, quella per la profumazione è top. Diciamo che tra le due, adesso avendo que aperto quella, vi dico che forse ricomprerei quella per una questione di odore proprio. Perché mi è piaciuta veramente tanto come tipo di profumo, ma anche la consistenza, quindi con quella mi sto trovando molto bene. Questa era la prima che provavo, mi è piaciuta comunque, quindi per me è un sì, è un prodotto che mi piace. È realmente purificante, quindi lascia la pelle bella liscia, ma comunque morbida, non tira, quindi comunque idratata. E sì, la potrei ricomprare se la trovassi in offerta a un buon prezzo inferiore rispetto alle altre mousse, quindi comunque inferiore a 2 euro, diciamo 3 euro, sicuramente potrei pensare anche di ricomprarla. Poi, finito, sempre un prodotto viso, questo tonico di Balea, anche questo gira da un po'. È un tonico rinfrescante con estratti di fiori di loto, 200 ml per peli normali e miste. Allora, questo contiene alcol al secondo posto ed è una cosa che un pochettino si sente. Ve lo dico perché se appunto non siete amanti dei tonici che contengono alcol, dovete evitare. È un tonico idratante, ma secondo me appunto l'ideale davvero per le pelli miste e grasse perché le va a idratare al punto giusto senza esagerare, senza andare comunque a asciugarle troppo. Non è di quei tonici che poi tirano assolutamente, ma è un tonico comunque idratante. Pelle liscia, delicato. Io non ho visto chissà quali effetti mirabolanti, ma in realtà con nessun tonico in particolare, a parte qualcuno che principalmente sono quelli più astringenti, ho visto chissà quale differenza nella mia pelle dopo l'utilizzo, anche se in realtà è un prodotto che io adoro. Il tonico veramente per me è fondamentale, mi piace tanto utilizzarli, li compro e li ricompro. Questo per il prezzo che ha ci sta, nel senso che se siete alla ricerca di un prodotto veramente easy, senza poche pretese, volete spendere poco, questi di Balea, come tutti i prodotti di Balea in generale, secondo me valgono la spesa che fate. Quindi comunque sapete che spendete poco e quindi io li proverei, ecco, diciamo così. Questo appunto vi ho detto è al fiore di loto, sì, ve l'ho detto. Ricordo che faceva una leggera schiumettina, non sempre, dipendeva da quanto ne mettevo e spesso mi dipendeva anche da quello che avevo utilizzato prima. Però mi è capitato che facesse una leggera schiumetta sulla pelle se abbondavo, cosa risolvibilissima e insomma per me non è un grosso problema.
perché comunque insomma si passa poi il batuffolo di cotone e via, cioè nel senso non sono questi problemi. E niente, insomma, un tonico da pochi euro, che però fa il suo dovere. Idrata, tonifica, rende la pelle liscia, normalissimo, ecco, non è il top, non è quella cosa eccezionale, ma lo paghiamo veramente poco, perché se non sbaglio questo verrà 1 euro, una cosa del genere, forse 2, non ricordo precisamente i prezzi, però sapete che i prezzi di M sono tutti molto bassi, soprattutto di Balea. Se volete un riferimento, questo credo di averlo comprato nel mio primo acquisto, quindi trovate il video, sul mio canale. Forse farò, visto che ho fatto tanti acquisti, proprio una playlist dedicata proprio al DM. Comunque, credo che sia proprio il primo o il secondo video sugli acquisti DM, quindi lo trovate se volete vedere bene anche quanto costava, però veramente veramente poco. E anche questo comunque, se mi trovassi a corto di tonici e avessi l'emergenza di acquistarne uno, perché sto finendo quelli che ho, potrei assolutamente ricomprarlo, anche perché veramente il prezzo è bassissimo, quindi non è un prodotto schifoso, quindi sì. Poi ancora Balea e questa volta deodoranti, eccoli qua. Sapete il mio amore smodato per questi deodoranti, non tanto per la loro efficacia a livello proprio di prevenzione di puzze e odori per sudore, quindi non è che non sudate e non puzzate. Puzzatesi meno, ma mi piacciono prevalentemente proprio per le profumazioni che hanno, quindi da utilizzare quasi come se fossero degli spray corpo profumati, diciamo così. Quindi io esistono proprio anche queste, sempre fatti così, di Balea, versione sempre così spray, però per il corpo. Alcuni invece sono proprio deodoranti. Per esempio, questo qui è questo qua che era quello che sapeva di melone. Balea deodorante spray per il corpo al profumo di carambola e melone. Per esempio, invece, questo qua, che è uno dei miei preferiti al Fruit Passion, c'è scritto Balea deodorante spray al profumo di pesca e maracuja senza alluminio. Quindi questo credo che sia specifico per le ascelle. Questo dice deodorante spray per il corpo, quindi se io me lo voglio mettere sui piedi per deodorarmi i piedi va bene uguale, ma io in realtà li usavo indiscriminatamente un po' ovunque, quasi come se fossero appunto dei profumi, perché sono veramente ottimi. Il prezzo è bassissimo perché vengono 1,19 euro, se non sbaglio, o 29, alcuni forse un po' di più, quindi 1,99, quindi quasi 2 euro. Gli altri invece, quelli diciamo base, sì, 1 euro e qualcosa, meno di 1,30 euro comunque. Quindi un prezzo ottimo, 200 ml. Io li consumo facilmente, tant'è che nei miei video di prodotti finiti li trovate sempre, ce ne sono miliardi di questi prodotti. Li sto conservando tutti perché voglio veramente vedere quanti ne sto consumando. Questi sono due, ma le profumazioni sono veramente tutte buone. Io ho le mie preferite. Quella al mango è una delle mie preferite, che adesso non riesco più a trovare, tra l'altro, ma anche questa qui mi piace tantissimo. E sicuramente se ne ho tanti è perché li consumo e perché mi piacciono, e quindi è un prodotto che io vi consiglio di provare, anche soltanto per il profumo, costano poco. Non, ecco, c'è da precisare, come deodorante effettivo vero e proprio, almeno in questa stagione io ho bisogno di qualcosa in più. Anche perché ultimamente, non so se ve lo dicevo in uno scorso video, ma puzzo, cioè puzzo un po' di più rispetto ad anni fa, non so come mai, beh, ormoni che cambiano, non lo so. Comunque puzzecchio un po' di più quando sudo. E tendo a sudare particolarmente in questo periodo, giustamente come tutti, e quindi noto che questi sono un pochino meno efficaci da soli. Quindi cosa faccio? Mi metto il mio deodorante classico, roll-on, protezione, insomma, odore, quello che è. E poi vado a mettermi sopra questo. E allora lì sì che ragioniamo. Comunque un prodotto che mi piace tantissimo, l'ho comprato a bizzeffe, quindi ve lo consiglio. Casca tutto. Poi, terminato un olio per il corpo, questo qua, anche questo ottimo, eccezionale, mi è piaciuto tantissimo. Sono anche già andata per ricomprarlo, ma non l'ho trovato.
E infatti sono rimasta un po' male, perché non l'ho proprio più trovato. E, boh, vabbè, ritenterò. Questo l'avevo acquistato all'Eurospin. È di natura bella baby, quindi è un prodotto per il corpo, per bambini. Ma sapete che in realtà quello che usiamo sui bambini va benissimo anche per noi. È un prodotto biologico, Natura Bella Baby, fa parte praticamente dei prodotti Pierpaoli, prodotto ancora da Pierpaoli, che è un'azienda appunto che produce tutti i prodotti biologici. Madonna mia, sto iniziando a sudare, poi con le luci così puntate. Forse è meglio che mi leggo i capelli. Volevo fare un po' la figa con i capelli giù, visto che non li ho mai slegati, però sto iniziando veramente a schiattare. Dai, li leggo un attimino. E intanto vi dico di quest'olio. Io l'ho preso da utilizzare prevalentemente come prodotto post doccia, come idratante, praticamente da usare al posto della crema, perché non sono un amante dei prodotti corpo, perché non mi piace stare come si dice, a incremarmi tutta, non ho pazienza, non mi piace proprio. Perché così sembro un po' una matta, ma vabbè. Fa niente. Mi ci voleva una mollettina. Fa nulla. Scusatemi, ma fa caldo. Nonostante fuori adesso ci sia un po' fresco, vabbè. E quindi praticamente appunto lo utilizzavo post doccia su tutto il corpo per idratare. È certificato ICEA e vegan e appunto contiene olio da agricoltura biologica e il 98% degli ingredienti di origine naturale, sul totale ovviamente, il 95% di ingredienti è biologico. 250 ml, 12 mesi di PAO. E allora, questo si può utilizzare, cioè è indicato che si può utilizzare per la pulizia del bambino. Quindi praticamente su un batuffolo di cotone ne mettete un pochettino e soprattutto su bambini molto piccoli si può passare per andare proprio a pulirli, visto che comunque l'olio ha anche proprietà detergenti, non proprio detergenti, però sì, riesce a rimuovere le impurità. Per il massaggio, quindi versando appunto alcune gocce sul palmo della mano e poi massaggiando delicatamente. Questo ovviamente vale sia per noi che per i bambini. Io però ovviamente non lo utilizzavo per lavarmi, cioè per pulirmi, sennò ciao, dovevo far fuori tutta, ne facevo fuori litri, ma lo utilizzavo appunto proprio come se fosse una crema, un olio corpo, cioè non c'è altra definizione di olio corpo, è un olio corpo, quindi lo uso come un olio corpo. Mi è piaciuto tantissimo perché sa proprio di bambino, cioè sì, sa proprio di bambino, di bebè, cioè è allucinante, è quel classico odore di bambino, non so come spiegarvelo, avete presente i bambini puliti? Ecco, hanno questo odore. Quindi veramente una coccola molto piacevole, non è un profumo strano, particolare, floreale, fruttato, no, di bambino, sa proprio di bambino. E ottimo per il prezzo che ha, io ve lo consiglio perché mi è piaciuto molto, bello emolliente. Se usato ovviamente su pelle bagnata, si assorbe velocemente, non lascia, diciamo, troppo unti. Ovviamente è un olio, quindi un po' di unto, sì, soprattutto se magari avete già messo l'accappatoio, quindi siete un po' già asciuttine e non avete il corpo completamente bagnato, allora in quel caso un po' di residuo di unto per forza di cose ve lo lascia, è un olio. Però devo dire che si assorbe comunque molto bene e a me è piaciuto veramente veramente tanto. Quindi tornerò sicuramente da Eurospin per riacquistarlo. E sicuramente è un prodotto che anche quando avrò un bimbo acquisterò per utilizzarlo proprio su di lui, perché comunque Pierpaoli è una bella azienda, la certificazione ICEA che ha è una certificazione valida e importante, quindi mi fido di questo prodotto e sicuramente sarà uno di quelli che acquisterò da utilizzare sui miei bambini. Quindi ottimo, ve lo consiglio, anche perché poi il prezzo è veramente basso, 2-3 euro stiamo parlando. Poi finito un altro prodotto corpo,
Questo adoro, l'ho adorato. È praticamente lo scrub di Organic Shop, li conoscete tutti ormai questi scrub. Questo in particolare è quello al mango, che credo sia il mio preferito. Non li ho provati tutti in realtà, però questa è una profumazione veramente paradisiaca. Io amo il profumo del mango, del fruit passion, di tutte quelle profumazioni lì un po' tropicali. E infatti sto meditando di trasferirmi in qualche paese tropicale. Vabbè, niente, questa è un'altra storia. Ovviamente Organic Shop, brand che fa sia scrub che creme e fluidi corpo, come si dice, certificato Cosmos Nature, e ha il 99,54 di appunto ingredienti di origine naturale. E questo è mango biologico, inizio a perdere i colpi, biologico e zucchero, senza parabeni, senza siliconi, senza SLES, eccetera, eccetera. 250 ml, ha un POW di 12 mesi, ma ovviamente si consuma molto, molto, molto prima. Questo è piaciuto tanto anche a Nicola, quindi quando poi metto in doccia le cose che piacciono anche a lui, le consumo molto più facilmente. E vediamo se sa ancora di qualcosa. Si sente ancora l'odore di mango. Buono, veramente, veramente ottimo. Pratica comunque anche la confezione, che non è in vetro, non rischiate di farla cadere, che si rompa. Ottimo, insomma, da tenere comunque sotto la doccia. E niente, io ho anche quella al cacao, ne ho un'altra al mango e basta, in realtà di Organic Shop, basta. Ottimo, prezzo lo sapete, insomma, si aggira intorno ai 3 euro circa. Dipende poi dove l'acquistate. Mi sembra che da Esselunga c'era stata un'offerta, costava 2,99 euro, quindi meno che dal DM, dove lo trovate a 3 euro qualcosa. Forse il prezzo più basso è su Eccoverde, quindi se dovete prendere qualcos'altro su Eccoverde, che dovete fare un ordine, potete magari approfittarne e aggiungere anche un paio di questi, giusto per acquistarle a un prezzo più basso. Io non vi consiglio, visto che è reperibile anche altrove, di fare apposta un ordine su Ecoverde per questi prodotti, perché non vi vale la pena. Avete anche le spese di spedizione e tutto, per cui secondo me non vale la pena. Però se dovete prendere altro e quindi state già facendo un ordine, sì, magari mettetene dentro uno così lo provate. Oppure appunto DM. O insomma anche altri negozietti potete sicuramente trovarlo. Non è più così difficile reperirli. Poi un po' di maschere. Sì, un pochettino. Allora, prima di tutto, questa in realtà non è una maschera. Che cos'è? Il Talasso Scrub, scusate, il fango. Allora, ho voluto provare questa monodose, che poi non è mono, ma sono due dosi di questo Talasso Fango Corpo effetto rimodellante dei provenzali. Quindi questo qui fatto così, comodo perché ha il tappino che si chiude, quindi appunto per i due utilizzi è molto comodo, perché ne utilizzate una parte, lo richiudete. Tra l'altro sembra che ce ne sia ancora, ma no, è secco come me. Zanzare, via. Come si dice? Scusate. E quindi è molto comodo, diciamo, fatto così, perché lo potete richiudere e riutilizzare. Comoda anche questa versione per poterli provare, perché magari uno non si vuole prendere il boccettone grande e dice prima proviamolo così, e quindi ci si può già fare un'idea di com'è il prodotto. Effetto rimodellante, ovviamente. Non vi posso dire che ho visto di chissà quali effetti, perché con due utilizzi non vi posso dire granché. Dice cosmetico naturale certificato, anche se in realtà non c'è nessun timbro di certificazione biologica, quindi in realtà non vi so dire. Dice attivi di origine naturale, vabbè, ecoconfezione, made in Italy, vegan. Formula potenziata che agisce in 10-15 minuti. Io l'ho tenuta anche di più, l'ho tenuta mezz'ora, cioè quando le faccio le cose sbattiamoci, già che mi sbatto a farlo, lo tengo di più. Con argilla bianca del centro Italia, dice. Vabbè,
Ovviamente dietro ti consigliano di utilizzarlo anche con gli altri prodotti della linea, perché ovviamente vogliono che li compri e perché ovviamente si potenzia tutto l'effetto. La cosa ideale sarebbe di fare lo scrub prima, cosa che io praticamente non faccio mai prima dei fanghi, perché il fango lo faccio prima di farmi la doccia. E allora, qua dice che sono stati selezionati principi attivi 100% naturali dalle preziose virtù. Vabbè, tra gli ingredienti ci sono argilla bianca, limo marino, estratto di edere, estratto di rusco, estratto di ipocastano, estratto d'ananas, estratto di ginger. Ecco, ripeto, io sinceramente con solo due utilizzi non vi posso dire di aver visto i miracoli, anche perché io per me la situazione è abbastanza drastica in questo momento, devo essere sincera. Voi non lo potete vedere perché ovviamente sono inquadrata da qui in su e quindi non vedete il sotto, che è il punto critico. Però ecco, c'è da lavorare. Più che altro io non faccio sport, non bevo. Quindi diciamo che questo è un piccolo aiuto, ma da solo fa ben poco. Ho voluto provare. Non mi è dispiaciuto, nel senso che non è di quelli che scaldano troppo rispetto, per esempio, a quello che ho in uso ora, che è quello di Geomar. Quel tipo di fango mi scalda tanto e quando lo vado a rimuovere mi lascia completamente le gambe rosse. Questo non mi ha fatto quel tipo di effetto, che non so se è un bene o un male. È un'argilla appunto bianca, quindi appunto di colore bianco poi sulle gambe. Ho dovuto sfregare un po' per andare a rimuoverla, perché comunque asciuga. Fate attenzione, mio insomma parere personale, è un po'. Non mi piace tanto quando asciuga completamente, quindi cerco di andare a rimuoverla un po' prima. Perché poi si sbriciola, quindi non posso fare nessun movimento, che come mi muovo, muovo la gamba, la piego e l'argilla tende a sbriciolarsi e quindi mi va argilla da tutte le parti. Questo ovviamente mi capita con entrambi, sia con questo che in generale con tutti i fanghi, che è una cosa che a me non piace tantissimo. Andrebbe fatto, dicevo, dopo lo scrub, però io il fango lo faccio praticamente prima di fare la doccia. Quindi quando so che devo fare la doccia e magari ho una mezz'oretta di tempo per tenerlo in posa, magari nel frattempo faccio altro, tipo lavo i piatti o faccio qualcosa che comunque mi fa stare in piedi, metto, tengo in posa una mezz'oretta, anche se qua c'è scritto magari meno, io in generale comunque tengo sempre tutto mezz'oretta e poi vado a sciacquare facendo la doccia. Quindi non riesco mai a fare lo scrub prima, perché anche lo scrub lo faccio comunque in doccia. Quindi è come, cioè, dovrei fare due docce. Faccio una doccia, faccio lo scrub, esco, mi metto i fanghi e poi rifaccio la doccia. Cosa che non ho sbatti di fare, ecco. Però la cosa intelligente sarebbe fare così, perché facendo lo scrub prepariamo la pelle a ricevere poi il trattamento che penetrerà molto meglio. Mi è, insomma, piaciuto. Potrebbe essere che si trova un prezzo abbordabile la confezione, cioè il barattolo, potrei anche pensare di comprarlo. Però effettivamente con due utilizzi io non ho visto chissà quali risultati, sinceramente. Però sì, ci sta, se volete provare, comunque il prezzo è basso, perché 1 euro è qualcosa, comunque per le due, come si dice, per le due cose. E forse conviene di più rispetto al barattolone grande, che comunque dipende anche lì il prezzo, potete trovarlo a diversi prezzi a seconda di dove lo acquistate, in base alle offerte che potete trovare, quindi dipende. Sicuramente il barattolo è più comodo rispetto alla bustina, così che comunque poi per schiacciarlo e farlo uscire tutto è un po' scomodo, vi sporcate, quindi io il barattolo lo preferisco, però volevo provarlo, quindi l'ho provato così. Ah, ecco una precisazione, scusate, torno indietro di qualche prodotto, perché l'ho visto lì e mi è venuto in mente riguardo all'olio corpo. Una cosa che mi piace anche di questo è che la confezione è in plastica, visto che si stava parlando di confezioni comode oppure no. Quindi comodo da tenere anche in doccia, da mettere proprio subito dopo che spegnete l'acqua, che siete ancora in doccia o nella vasca, insomma, dove vi lavate. Perché essendo di plastica non rischiate che con le mani bagnate tutto vi scivoli, vi caschi e fate un disastro. Quindi io adoro anche il classico olio di mandorle che mi piace tantissimo,
barattoli o vetro, ne ho diversi in bagno e ne ho uno in uso ora dei provenzali. Però ecco, quello è un pochettino più scomodo e bisogna fare un pochettino più attenzione ad utilizzarlo perché essendo in vetro, io per esempio nella doccia non lo metto, ma lo metto una volta uscita, quindi mi asciugo le mani in modo che le mani siano asciutte, prendo l'olio e me lo vado a mettere. Il bello di questo è che essendo di plastica potete metterlo dove vi pare, ve lo mettete in doccia, ve lo mettete subito, vi casca, non succede nulla, quindi vabbè, una piccola no, un'altra piccola nota a favore di quel prodotto. Poi, tornando a noi, maschere, dicevo, ne ho fatte un po', ce ne sono in giro altre in realtà, da qualche parte, però vabbè. Allora, una maschera di Geomar, queste qui, insomma, che potete trovare un po' ovunque, due dosi, io ne ho fatta una nel frattempo. Questa non è una maschera, diciamo, biologica, come forse nessuna di queste, però ha il 95% di ingredienti di origine naturale. Questa in particolare è una maschera purificante effetto matte, ed è una di quelle maschere veloci, quindi la cosa comoda è che potete tenerla anche 5 minuti e poi andare a rimuoverla, non avete l'obbligo di tenerla sul viso 20 minuti, quindi siete di fretta, avete poco tempo, è una di quelle mascherine che potete fare, diciamo, al volo e secondo me è comoda, ci sta. Praticissimo il fatto che sia diviso in due la confezione in modo che avete la monodose da utilizzare e conservate l'altra metà chiusa intatta senza avere l'obbligo comunque di consumarla a breve perché ormai l'avete aperta. Quindi molto comoda. Prezzo contenuto, io poi l'avevo pagata in offerta, mi sembra che erano quelle che avevo preso da Tigotà e c'era tra l'altro il 3x2, il 2x3 o il 3x4, adesso non mi ricordo che tipo di promozione era, però tipo su un tot una non l'avevo pagata, quindi comunque un prezzo ragionevole, ecco, rispetto a tanti altri in commercio ci sta, non mi dispiacciono, ecco queste qua. Poi terminati anche i cerottini nasali, questi qua della 7-Eleven, di Montagnes praticamente. All'interno ce n'erano due se non sbaglio, una però l'avevo già utilizzata ed era rimasta una, sì, una l'avevo usata Nicola in realtà. All'interno trovate un'altra praticamente confezione, quindi erano due. Questi sono i, diciamo, cerottini, quelli per i punti neri. Efficaci, però devo dire niente di eccezionale, anche se sono sincera, potrebbe essere che io non abbia tanta roba da tirare fuori dal naso, ecco, non ho, ho dei pori dilatati dove ogni tanto comunque si forma dello sporco, giustamente, perché truccandomi tutti i giorni ci sta, però il punto nero grosso, schifoso, quello che viene voglia proprio di schiacciare, io non ne ho, diciamo, ho solo dei pori dilatati. Quindi sì, vedo che quando lo tolgo mi piace tantissimo starli a guardare così tutti i robini che sono venuti via, però non mi toglie tutto tutto e non ho tutte queste schifezze da togliere. Quindi forse su dei punti neri più grossi potrebbe risultare più efficace. Sui miei sì, qualcosa ha tolto, però per esempio non ha tolto tutto cioè non ha portato via tutto lo schifo dai pori dilatati, perché comunque io alcuni puntini sul naso di poro dilatato con qualcosa dentro ce lo vedevo ancora, ecco. Quindi mi da rivalutare perché non so se è appunto una questione mia o se sono loro che non sono troppo efficaci. Ripeto, l'altra confezione l'aveva usato Nicola, ma a parte che adesso non c'è, quindi non posso neanche chiederglielo, ma non credo che si ricordi l'effetto e com'erano, perché per lui uno vale l'altro. Devo riprovarli, se li trovo a un buon prezzo magari li ricompro proprio perché voglio capire meglio se è appunto una questione mia o se in generale questi cerottini non tolgono chissà che, ecco, adesso ho preso quelli di Balea, voglio provare a vedere se con quelli mi viene via qualcosa di più o se in generale i cerottini hanno questo limite, ecco, quindi un tot tolgono ma non più di tanto. Tutto a me non hanno tolto comunque, però ci sta per una pulizia comunque veloce, un po' più approfondita, senza starle a schiacciare, ok, ci può stare. Poi sempre di Montagnes ho fatto anche questa qui più
come si dice, al melograno. Questa mi è piaciuta molto, mi piace sempre molto, non è la prima volta che la faccio e che la utilizzo. Che dire, non mi piace tantissimo la confezione, perché appunto rispetto a questa che ce l'avete già divisa in due, questa qui è 10 ml, di cui io non utilizzo sempre metà, poi ripiego la confezione così, fermo con una mollettina e cerco di fare nei giorni successivi l'altra metà. Così io faccio per tutte le maschere. Però ecco, diciamo che la confezione non aiuta. È un peel off abbastanza delicato, quindi non è di quelle troppo aggressive che ti strappano la pelle del muso, e ne ho una da mostrarvi prossimamente che veramente mi ha sconvolto. Non è nei finiti perché in realtà è praticamente nuova, ma non so come consumarla perché mi ha ustionato la faccia, mi ha strappato la pelle dal muso praticamente, quindi devo capire un attimino come utilizzarla. Questa solita, buona, un ottimo comunque rapporto qualità-prezzo. Cerco di prendere queste maschere solo quando le trovo in offerta, anche qua 3x2 o cose del genere, in modo che comunque vado a risparmiare ulteriormente. E ci sta, le tengo 20 minuti, mezz'ora, secondo insomma di quanto ci mette ad asciugare sulla mia pelle, e poi molto delicatamente vado a rimuovere. Mi piacciono le peel off quelle fatte bene, che non strappano e non fanno male, perché sono comode, nel senso che sono stanca, però è inverno, quindi non ho voglia della maschera in tessuto, ma non ho voglia di mettermi un qualcosa che poi mi devo andare a risciacquare, perché magari avete presente quelle giornate, quelle serate dove volete proprio stare scialli. E dite, mi voglio mettere sul divano, farmi la mia bella mascherina relax, ma poi non mi voglio più alzare. Quella risciacquo, ovviamente vi dovete alzare per forza a sciacquarvi. Questa invece ve la togliete, ve la strappate e bon, continuate il vostro relax sul divano. Quindi una delle cose che mi piace di più è questa. E niente. Poi due maschere invece in tessuto. Queste qua erano quelle prese in Thailandia. E sono una del marchio The Sim ed è una maschera al bambù. Questa qui, zanzare di merda. Questa qua, vediamo se il tessuto dentro l'ho conservato. No. E l'altra, invece, il tessuto qua l'ho conservato, non so perché, ho tutto asciutto tanto, sì, però vabbè. Tra l'altro questa molto spessa e molto valido come tessuto, cioè proprio vedete com'è resistente. Ce ne sono alcuni che fate così e si rotta. Vabbè, adesso si è rotta, però ho tirato tanto. E comunque questa mi piace, ha ancora un ottimo profumo. E questa era quella all'aloe del marchio Secretà, ma la linea, diciamo, di queste maschere è Ovive, che se non sbaglio potete trovare anche online. Non mi ricordo dove le avevo viste, però mi sembra di averle viste anche online. Io le ho comprate, scusate che butto via, le ho comprate in Thailandia, prezzo bassissimo. Se non avete visto il video haul di miei acquisti thailandesi, andate a vederlo perché ho comprato un'infinità, infinita proprio, infinità, infinita di maschere, ma quantità infinita di maschere, ha davvero pochissimo. Queste sono solo due di quelle che ho, ma ne ho tante altre. Adoro le maschere in tessuto, soprattutto d'estate, perché sono fresche, sono comode, io mi piazzo lì sul mio divano, addirittura anche prima di andare a dormire, magari mi metto già nel letto, me la piazzo. Sono tutte molto impregnate, io non vi so dire quale ho preferito delle due, sinceramente. Questa è un po' più purificante, questa qui al bambù, mentre questa qui è un pochettino più idratante, però entrambe ottime. Diciamo che prevalentemente si vede l'effetto idratante di queste maschere, perché non possiamo dire che vediamo chissà quale effetto, soprattutto se hanno altri effetti che non siano quello idratante, tipo questo qua purificante. Sì, dovrebbe essere un po' più purificante, magari mi ha lasciato la pelle più compatta e più liscia, però diciamo che il beneficio principale che danno tutte le maschere in tessuto è quello di andare a idratare la pelle.
Non si può vedere nell'immediato chissà quale cambiamento, chissà quale effetto mirabolante, però a me piacciono, sono abbastanza patita di maschere, anche appunto di quelle in tessuto, soprattutto di quelle in tessuto, e mi piace farle, mi piace averle, mi piace coccolarmi con questo gesto di cura della pelle. Ripeto, d'estate le preferisco perché sono belle fresche, d'inverno le faccio meno proprio perché appunto fa più freddo e quindi mettere una cosa bagnata in faccia piace meno. Ecco, io sempre, quindi anche di tutte e due, vi posso dire che le ho utilizzate 2 volte perché sono veramente zeppe, zeppe, zeppe di siero, quindi ben imbevute. E quindi le ho utilizzate una volta, le rimettevo all'interno, so che non è molto igienico, però a me gli sprechi non piacciono, quindi lo facevo, chiudevo con una mollettina anche questa e il giorno dopo o massimo 2 giorni dopo l'andavo a riutilizzare in modo che asciugasse proprio quasi del tutto, quindi quando io la tolgo l'ultima volta la maschera deve essere quasi asciutta, diciamo così. E niente, mi sono piaciute. Mi dispiace quasi buttarle perché sono anche un ricordo comunque del viaggio. So che queste difficilmente le potrò reperire qui. E quindi boh, vediamo. Vediamo magari anche quest'anno in Indonesia, visto che siamo sempre comunque in Asia, da quelle parti lì, se riesco a trovare ancora negozietti che hanno appunto maschere a buon prezzo. E niente. Poi, cosa abbiamo? Finito un detergente intimo, questo qui è Lactacid, detergente intimo fresh, dona una freschezza duratura ed una protezione efficace contro i cattivi odori. Vero, molto 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 fresco. Io non sempre, scusate ma sono a fuoco, sì. Dicevo, io non sempre amo l'effetto freddo nelle parti intime, diciamo così. A volte fin troppo, quasi dà fastidio, ma non riesco a capire per come mai non riesco a capire se sono a fuoco. Adesso sì, però non è che posso stare così vicino. Mi è, diciamo, piaciuto, però ecco, vi deve piacere l'effetto fresh, perché questo effettivamente è molto, molto fresh. Sono ancora sfocata. Poi faccio così, mette a fuoco lui, forse sì. Vabbè, problemi di tecnici qua ogni tanto ci sono, non fateci caso. Va benissimo, diciamo, usato quotidianamente, quindi come detergente intimo quotidiano, delicato, però ecco, la cosa che subito mi ha colpito è questo estremo effetto freddo che può anche non piacere, soprattutto d'inverno. Quindi è più un detergente che vi consiglio nel periodo estivo, dove comunque un po' di freschezza ci sta, ma d'inverno a volte. E infatti ci ho messo tanto a finirlo anche per quello, perché lo alternavo a un altro che non aveva questo effetto. Però tutto sommato sia sì, un detergente intimo che ci sta, ecco. Poi terminata, tra virgolette, finalmente questa, in realtà ce n'è ancora un po', ma veramente non ne potevo più. Questa crema viso di Omia. La mette a fuoco? Perché sta facendo così? Questa crema viso di Omia. È quella idratante, equilibrante, antilucidità all'aloe vera. Vi avevo già anticipato forse in qualche video che questa crema non mi era piaciuta e ve lo confermo. Ci sono pochi prodotti che non mi sono piaciuti, però questo è sicuramente uno di quelli che io non ricomprerò. Mi è piaciuto il siero della stessa linea, l'ho trovato efficace, mi è piaciuto e tutto. Questa crema, nonostante sia certificata ICEA, a me purtroppo non è piaciuta e non mi è piaciuta perché mi lasciava i pallini.
quindi applicata sopra quasi qualsiasi siero, perché l'ho provata sopra il suo, l'ho provata sopra altri sieri. Purtroppo mi andava a fare proprio un brutto effetto di pallini. Avete presente quando magari sembra, che poi ho provato anche a metterne meno perché ho detto magari ne metto io troppa e quindi poi mi fa quell'effetto lì. Mi dà proprio fastidio. Di giorno non la potevo mettere perché comunque poi mi truccavo e mi faceva un brutto effetto con il fondotinta sopra. A volte mi capitava al lavoro, mi passavo la mano e mi si sgretolava il trucco perché c'era la crema sotto che in realtà non era assorbita e mi veniva via proprio a pallini. No, 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 non, purtroppo non mi è piaciuta. Ho provato a testarla in diversi modi per capire se era una questione mia, se sbagliavo a utilizzarla, se la dosavo male. Ho provato a metterla da sola, sì, forse da sola meglio, però se ci mettete sotto qualcosa o sopra qualcosa, l'effetto non è proprio dei migliori. Antilucidità neanche, perché in realtà a me, io non ho una pelle grassissima, una pelle mista, che però può tendere a lucidarsi durante la giornata. Non ho una pelle grassissima, però questa quasi mi faceva l'effetto contrario, quindi di andare a otturarmi la pelle, quindi a farmela lucidare di più. Non mi è piaciuta assolutamente, no. Io non mi piace bocciare i prodotti, non mi piace per niente, quindi cerco sempre di dire no, vabbè, magari ho sbagliato io, non fa per me per questo motivo, ma magari per qualcun altro, ma può essere. A me no, quindi non mi viene proprio, anche se costa poco e anche se è biologica, a me non viene proprio voglia di ricomprarla assolutamente. Non riuscivo assolutamente a finirla, tant'è che l'ho terminata, tra virgolette, in realtà ce n'è dentro ancora un po', usandola come crema depilatoria, quindi quando avevo da diciamo usare il rasoio sulle gambe, ne stendevo un po' sulle gambe, passavo il rasoio e poi massaggiavo praticamente il residuo in modo che mi andava a idratare anche le gambe post rasatura. Quindi per facilitare la rasatura e non fare la rasatura a secco, diciamo, al posto che le spume, i gel o altre cose, avevo utilizzato questa perché davvero non sapevo più come consumarla. L'ho utilizzata anche sui piedi, ho cercato di farla fuori in qualche modo, però poi ho detto basta, dai, cestiniamo e ciao, purtroppo bocciata. Poi ho ritrovato un reperto archeologico questo, proprio non so quanti anni ha questa cavolo di crema, l'ho ritrovata all'interno di un kit, recentemente ho fatto un po' di sposine avevo la busta dove ho dentro diciamo un po' di necessaire, creme, struccanti, cose che utilizzavo, che mi è capitato di utilizzare diciamo per lavoro, ma perché sono sfocata? Ho ritrovato questa crema che avevo acquistato, se non sbaglio, non mi ricordo se Minorca o Lanzarote, comunque zona Spagna, diciamo così, ed è una crema all'aloe. È una crema sia per il viso che per il corpo. Dice aloe 100% canario, vabbè, sì, quello forse sì, l'aloe utilizzato in quella piccola percentuale che c'è all'interno. Probabilmente viene dalle Canarie, ma il problema non è tanto da dove viene, ma è che la percentuale di aloe all'interno di questa crema è veramente bassissima. All'epoca io non mi intendevo, non che adesso sia un'esperta, però sto un po' più attenta, mentre all'epoca magari mi fidavo della pubblicità, del marketing che fanno su certi prodotti e quindi avete presente quelle bancarelle dove c'è aloe vera, crema aloe, tutto all'aloe, uno si fida, acquista, pagata pochissimo, un euro e qualcosa, nonché 2 euro al massimo, però ecco, era una crema in gel, in realtà molto piacevole da utilizzare d'estate diciamo come crema post sole. Perché comunque bella fresca,
un profumo molto piacevole, anche se in realtà l'aloe non dovrebbe avere un profumo piacevole. Diciamo che ha fatto in quella circostanza assolutamente quello che doveva fare, quindi io non sospettavo che fosse una crema non buona. Guardando ora l'INCI mi rendo conto che c'è dimeticone, paraffina e l'aloe è, vi dico a che posto è, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all'ottavo posto dopo paraffina e siliconi. Quindi insomma non è proprio il massimo e vabbè era praticamente finita e siccome sarà anche scaduta, vedete c'è un rimasuglio qua verdolino, eccola qui, il profumo è ancora buono però è sicuramente scaduta e quindi la vado a cestinare. Poi, altro prodotto finito, un altro prodotto corpo ed è questa crema di Geomar anticellulite, diciamo così. È una crema gel effetto urto contro gli estetismi della cellulite resistente e riduce cuscinetti adiposi. È una crema, diciamo, gel abbastanza fresca, facile da stendere, piacevole. Non ha fatto chissà quali miracoli, ovviamente, come è prevedibile. Aiuta solo un pochettino, quindi piuttosto che non mettere niente, sicuramente lo stendere una qualsiasi crema aiuta a riattivare il microcircolo perché tramite la stesura della crema facciamo un leggero massaggio e quindi andiamo ad attivare la circolazione e quindi ad aiutare il massaggio fatto per l'applicazione della crema, andiamo a stimolare appunto il microcircolo e quindi ad aiutare a ridurre tra virgolette quelli che sono gli inestetismi della cellulite. Certo è che i miracoli non li fa, anche perché senza diciamo un'adeguata alimentazione, senza bere come si deve tot litri di acqua al giorno e senza attività fisica sportiva è dura insomma risolvere questi tipi di problemi. Io li ho purtroppo, soprattutto quest'anno ci devo fare conti più che gli altri anni. E quindi niente, avevo voluto provare questa crema che avevo trovato tra l'altro in offerta, non mi ricordo adesso il prezzo, comunque nei vari video l'avrete vista. E sì, se dovessi trovarla in offerta probabilmente la prenderei ancora perché non mi è dispiaciuta. C'era anche un'altra versione, questa che avevo scelto io, era quella mi sembra effetto urto, se non sbaglio. Ce n'era anche un'altra, forse effetto freddo, adesso non mi ricordo, o forse questa era quella che si asciugava velocemente, non mi ricordo il perché, per come avevo scelto una piuttosto che l'altra versione, ci avevo ragionato e alla fine avevo scelto questa, che avevo pagato intorno ai 6 euro circa, tra i 5 e i 7, non ricordo precisamente. Sì. Crema che qualcosa fa, i miracoli no, potrei comunque sì anche ricomprarla, ci sta. Anche magari da tenere applicata anche nel periodo invernale per arri non arrivare come al solito al periodo estivo che non ho fatto un cazzo tutto l'anno e poi mi dispero. Ce n'è dentro in realtà ancora un pochettino, una crema fatta così bianca. Abbastanza comunque liquidina, non è troppo densa, quindi si stende veramente bene. Buon profumo, normalissimo. Forse c'è dentro ancora un pelino, volevo tagliarla, ma non avevo voglia, cioè volevo farvela vedere integra nel video, quindi adesso se ce n'è ancora un po', ma proprio una miseria, taglio e finisco di appunto utilizzarla. Ripeto, non ho visto chissà quale miracolo. Però non mi è dispiaciuta, se dovessi trovarla appunto di nuovo in offerta, potrei ricomprarla assolutamente. Poi, finito un dentifricio alla menta, questo qui è della Valetudo,
La Valle Tudo è un'azienda delle mie parti, praticamente, un'azienda che si trova a Prezzetto, quindi appunto nella Bergamasca, 100 ml 12 mesi di PAO, dentifricio speciale ad azione sbiancante e rinfrescante dell'alito, contiene monofluorofosfato di sodio. Allora, aveva un buon inci, un buon sapore, era un gel delicato e fresco. Adesso non so, sì, è azzurrino, vabbè, completamente finito. Classico, insomma, odore di dentifricio, usato come uso gli altri, c'è cioè anche qua senza infamia, senza lode. Non è che tra un dentifricio e l'altro trovo tutta questa differenza, sinceramente. Usato sia io che Nicola, terminato e niente. Potrei anche ricomprarlo, ma in realtà non mi capita spesso di comprare questi prodotti. In realtà, quando ho i prodotti Valle Tudo è perché ce li regalano. La mamma di Nicola capita che ci va e quindi ogni tanto prende qualche prodottino e questo infatti gliel'aveva regalato lei. L'abbiamo utilizzato con piacere e in realtà vorrei andarci per vedere un pochettino che cos'hanno, se magari hanno qualche altro prodotto interessante, però al momento non ho in programma di andarci, quindi vi dico che non lo ricomprerò per questo motivo. Se me lo dovessero regalare, Madonna, mi sto iniziando a impapinare, lo userei comunque con piacere. E se magari ci vado, dipende dal prezzo, ecco anche. Se ha un prezzo ragionevole potrei anche riacquistarlo, ecco. Poi, che cosa? Ah, ecco, altra crema anticellulite. Questa qua è un po' che gira. Questa è la classica Somatoline. In realtà questa l'ho terminata prima di questa. C'ho dentro un po' di Rebelote in questi prodotti finiti. Quindi in realtà avevo questa, ho terminato questa e poi ho aperto questa e nel frattempo ho finito anche questa, vabbè. Tempo fa, anche anni fa, usavo praticamente solo la Somatoline perché credo che alla fine sia quella un pochettino più efficace, solo che costa uno sproposito. Anche con questa io non ero stata costante, tant'è che appunto ce l'ho sicuramente da più di un anno, come invece è il PAO. Però appunto non l'avevo neanche finita, tant'è che l'ho finita poco prima di acquistare questa, quindi sicuramente più di un anno fa, cioè l'ho tenuta più di un anno, ecco, e aiuta a ridurre la circonferenza in 4 settimane, azione contro la ricomparsa, trattamento pancia e fianchi. Questo non era proprio per la cellulite, ma era appunto per era un po' snellente, ecco. Era una crema effetto freddo, fresco, e doveva essere appunto una crema snellente. Per quanto la Somatoline per il momento ritengo sia una di quelle più efficaci, non ha un inci buono, però basta che funzioni, cioè per questo tipo di prodotti in realtà non mi faccio problemi di questo genere, assolutamente, deve funzionare. E questa diciamo che effettivamente funzionava per quel poco che si può percepire, ecco, quindi mi ha aiutato, ma ripeto, nulla funziona se non è abbinato poi a un giusto allenamento e a una giusta alimentazione, cosa che io purtroppo non faccio. Soprattutto, ripeto, in quest'ultimo anno mi sono proprio un po' lasciata andare, tant'è che adesso dovrei un attimino ricominciare a fare qualcosa e quindi sto valutando di iscrivermi in palestra, anche se io odio profondamente le palestre e ho paura di non andarci, quindi di sprecare, diciamo, l'abbonamento inutilmente. Quindi non lo so, non so neanche io che cosa fare. E comunque ecco la Somatoline, ma perché ancora sfocato? Va un po' a rilento, però poi ce la fa. Comunque, ecco, la Somatoline è proprio una di quelle più efficaci tra quelle che io ho provato, solo che ha un costo veramente alto.
E considerando che comunque non fai miracoli e considerando che io non sono costante, preferisco spendere un pochettino meno e andare su qualcosa che anche se non fai miracoli so quanto l'ho pagata, piuttosto che spendere magari 30 euro per una crema che poi mi incazzo di più se non vedo i risultati rispetto a questa di cui magari ho meno aspettative. Quindi per quanto appunto buona, la cosa che mi frena della Somatoline, come sempre, è il prezzo, però è un ottimo prodotto comunque. Per terminare, ultimo prodotto per oggi, maschera capelli. Scusatemi. È questa qui. È una maschera biologica che io ho trovato in un negozietto di cinesi. Ha appunto certificazione bio, certificata ICEA, che mi ha stupito tantissimo, nonostante appunto fosse venduta dai cinesi. E quindi tra i vari prodotti che avevo visto nello stand c'era crema mani, bagno schiuma, eccetera, eccetera, shampoo, ok. Io avevo preso la maschera per 2 euro e qualcosa per 250 ml. Devo dire che non mi è dispiaciuta per niente. È una maschera nutriente con acqua di amamelis e olio di macadamia della appunto Natural Care, quindi questa linea qui. E vi faccio appunto vedere, sì, la certificazione qua. E devo dire che mi è piaciuta per il prezzo che ha, un'ottima maschera. Aveva un profumo gradevole ma non stucchevole, un profumo dolciastro, diciamo di fiore, ecco, però insomma delicato, niente di fastidioso. Quello che a me piace delle maschere è che devono rendere il capello bello morbido, districato, facile da pettinare, e devo dire che rispetto a altre maschere che ho provato che non mi davano questa sensazione, questa per il prezzo che ha è stata veramente ottima. Tant'è che infatti volevo riacquistarla, ma non l'ho più trovata. Quindi le volte successive che sono stata poi da quel negozio di cinesi, non l'ho più trovata. Però se la dovessi trovare sicuramente la ricomprerei perché mi è piaciuta. La lasciavo in po', io la faccio in doccia, quindi praticamente mi faccio lo shampoo e poi metto in posa la maschera che tengo in posa mentre mi lavo tutto il resto e quando ho finito di farmi la doccia poi vado a sciacquare tutto e mi lasciava veramente i capelli belli morbidi, belli setosi e anche soprattutto più pettinabili, quindi una volta uscita dalla doccia che devo asciugare i capelli e tutto, devo andare a pettinarli, notavo che veramente me li aveva ben districati, quindi erano molto più pettinabili ed è la cosa a cui io tengo di più, perché purtroppo ho dei capelli terribili, cioè tendono proprio a seccare tantissimo e seccando così tanto diventa veramente difficile pettinarli. Ne perdo anche tanti perché poi pettinandoli li strappo tante volte, mi si formano tanti nodi, diventano tipo dei rasta tante volte e quindi mi serve un prodotto veramente efficace che li vada a rendere molto più appunto morbidi. E questo lo faceva, non è l'eccellenza, ecco, però sicuramente per il prezzo che ha molto basso e per essere un prodotto biologico certificato, l'ho trovata ottima. E sicuramente se la dovessi trovare la potrei ricomprare, assolutamente sì. E niente, questo per oggi era tutto. Io vi mando un mega bacio. Tra l'altro c'è veramente la videocamera che non riesco a capire come mai continua a mettere a fuoco e sfocare, mettere a fuoco e sfocare, non riesco a capire. Ci manca solo che mi abbandoni la videocamera, ragazzi, qua siamo fottuti. Boh, non lo so, dovrò andarmi a leggere magari qualche impostazione, ma non ho toccato nulla, è tutto come al solito. Vabbè, fa niente. E nulla, io per il momento vi saluto e vi mando un bacione al prossimo video. Ciao ciao!